Buongiorno, e finalmente mi faccio vedere. Stamattina ho portato i cani a fare una bella passeggiata insieme alla mia bimba. Anzi, apro e chiudo parentesi, se sentite rumori è perché ci sono i miei bimbi a casa, quindi faranno un po' di, insomma, un po' di rumori come giusto che sia, sono dei ragazzi. Comunque, vi ho portato un po' in giro con me dove abito io e è stato proprio super piacevole fare questa bella passeggiata mattutina, anzi consiglio a chi ha la possibilità, magari vive in montagna come me, di subito dopo colazione fare una bella passeggiata tra i boschi, tra la natura, perché davvero rigenera tantissimo. E niente, adesso sono le 12 e qualcosina. Quindi adesso andiamo a fare i letti perché necessito. C'è la casa che è super 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 caotica. Ho avuto una settimana super frenetica, ho avuto un sacco di impegni e quindi si è concentrato tutto a oggi che è sabato. Stasera non lavoro fortunatamente e quindi posso stasera oggi. Non lavoro, quindi posso dedicarmi decisamente alla casa perché aiuto, sembra che è scoppiata una bomba. E niente, adesso andiamo a fare il letto, dopodiché pranzerò un po' con i miei bambini e poi il resto del pomeriggio è tutto libero perché sono da sola totalmente, anzi sarò in vostra compagnia e quindi passeremo il resto del pomeriggio insieme, anche perché ho i piatti, devo fare il bucato, insomma tantissime cose e le faremo insieme. Sono contentissima che nel sondaggio avete scelto appunto di passare una giornata, un'intera giornata in mia compagnia, perché è la primissima volta che registro un vlog di questo tipo e quindi sono molto molto contenta che mi avete messo alla prova in questo e spero, spero in qualche modo di esserne stata all'altezza. Adesso smetto di parlare, tra le altre cose mi sono data anche una sistemata, sono un po' truccata, stamattina ero in condizioni pessime, però va bene, ci sta tutto, oggi super relax e niente, adesso andiamo di là in camera a fare il letto. Ok, andiamo in camera, andiamo a fare il letto. Allora, ho acceso la luce perché di qua è molto più buio rispetto al soggiorno, però vabbè, fa niente, ho acceso appunto la luce. Niente, vi appoggio qua sulla cassettiera, quindi scusate se vi muovo un pochino, vi metto qua. Vediamo se riesco. Intanto sentite i miei bambini che ridono, fanno un po' di... Insomma, sono dei ragazzi alla fine. Quindi, ok, dai, io spero così. Ok, vi ho appoggiato qua sulla cassettiera e adesso insieme facciamo il letto. Ok, allora, letto, oh mamma. Mi stavate cadendo. Allora, letto fatto, ho sistemato un po' così super super veloce la stanza, anche perché non voglio passare tutta la giornata a pulire casa, è sabato anche per me, quindi faccio proprio così super 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 veloce, anche perché di là c'è il caos più totale, però con i ragazzi non è che sistemo più di tanto perché sistemo una parte di casa, loro ribaltano le altre stanze, quindi è inutile sistemare casa quando hai in presenza fissa dei figli. Comunque adesso ci spostiamo di là. Spengo la luce. Ok, e mi metto un pochino proprio veloce veloce, vi faccio vedere sistemare il soggiorno perché è super super caotico, ma però con
come ho detto prima, una cosa super super veloce. Poi adesso sono le 12:30, quindi anzi prima penso cosa mangiare. Vediamo un po', magari faccio un po' di pasta. Vuoi la pasta, Tata? No. No? Cosa vuoi? Vuoi la piadina? Sì. Va bene, la piadina? Ok, allora sono al buio, scusate. Allora, per me faccio... c'ho questo. Vediamo, però no, non so. Questo qua, però me lo tengo per un altro giorno. Sì, lo tengo per un altro giorno. Per me e mio figlio facciamo un po' di pasta. Allora, ho messo su la pasta. Dopo la mia bimba gli faccio la piadina. E tanto che la pasta cuoce, volevo insieme a voi, così non perdo troppo tempo. Intanto ho sistemato il soggiorno e, come potete vedere, ho girato il divano. Volevo sistemare questa pianticella. Adesso ve la faccio vedere. Gli ho fatto fare appunto la radice a questa pianticella qua, che era questa in pratica. Ve la faccio vedere meglio. Questa qua, che non so, questa è una pianta che ho trovato in giro così abbandonata, poverina, e l'avevo trovata sul ciglio della strada vicino alla pattumiera prima di andare al lavoro. Qua intanto vedete il caos di mia figlia, vabbè. E quindi era tutta malata questa pianta, quindi l'ho presa, l'ho portata a casa, gli ho cambiato il terreno, gli ho fatto una bella doccia, l'ho disinfettata tra virgolette. E insomma, è una pianta un po' difficilina perché faccio fatica a, diciamo, farla sollevare. Adesso sono 2 mesetti che ce l'ho. Allora, sono riuscita a recuperare un vaso che avevo fuori. Il colore non mi fa impazzire, però va bene. Voglio solo capire se la talea si adatta alla terra oppure preferisce l'acqua, quindi è una prova. Niente, ho messo del terriccio semplice che avevo in giardino, e se poi attacca bene con le radici li cambio la terra, ne prendo una un po' più nutriente. E niente, adesso faccio dei buchini, così ho una nuova pianticella fai da te. Adoro troppo fare le piante fatte in casa, insomma, senza sempre comprarle. Ecco qua, adesso vado a vedere la pasta perché mi sa che è pronta. Pranzo pronto per la mia bimba. Gli ho fatto la piadina con formaggio filante e del prosciutto. Per mio figlio gli orecchietti con il sugo all'arrabbiata, questo qui di Eurospin. Invece per me, io avevo voglia di pesto, ne ho fatto le orecchiette al pesto, questo qui sempre di Eurospin, questo qua. Cucina sistemata, molto molto meglio, decisamente più presentabile. Adesso sono le quasi le 3 e volevo farvi vedere i primi acquisti che ho fatto per Natale, e mi piacciono molto. In settimana arriveranno anche altre cose. È passata la moto.
Dicevo, in settimana arriveranno anche altre cose. Ho ordinato un albero bellissimo che ovviamente dedicherò un video a parte, insieme poi bene a tutte le cose di Natale e altre cosine. Poi più avanti farò altre 2-3 acquisti sempre inerenti a Natale, e perché quest'anno la mia bimba vuole la casa super 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 addobbata. Io sono un po' l'opposto, mi piace proprio giusto l'essenziale, però quest'anno va bene così. Adesso vi appoggio sopra la scatola qua di Amazon, dove mi sono arrivati, vediamo, i due pacchettini. Scusate, vi muovo un po', ecco qua, spero che sia diritto, penso di sì. Ok, adesso mi siedo qua un attimo, così intanto mi riposo un attimino, perché c'è stato il prima e il dopo in tempo zero, però ci ho messo quasi un'oretta a lavare i piatti e sistemare un po' la cucina. Ho lavato bene tutte le pentole che avevo, ho dato una passata al forno e poi ho disinfettato il tavolo. Adesso volevo farvi vedere le cose. Allora, qua sono, come vedete, quasi le 3 e niente, dai, direi di riposarci un attimino e vi faccio vedere i primi acquisti inerenti al Natale. Allora, partiamo da questo. Ho preso questo bellissimo angioletto, guardate che meraviglia che è, bellissimo. Troppo troppo carino, super morbidoso, non mi piace la luce che c'è. Vediamo, scusate, intanto cerco una luce migliore. Ok, così, devo star così. Comunque, questo angioletto troppo grazioso, a me piace un sacco, bellissimo. Con il cappellino così, un po' stile elfo. Tutto bello morbidoso, puccioso, troppo grazioso. Guardate che meraviglia. Vediamo se mette meglio a fuoco. Eccolo qua, maschietto. Guardate che meraviglia, bellissimo. Il musino è così, guardate, non so come farvelo vedere, così. Eccola qua. Così, poi qua le sue gambine, bellissimo, poi fatto benissimo con i suoi vestitini, il cappellino così, anche questo si può modificare, molto carino, in stile lana, super super morbido, anche le manine si possono modificare e niente, troppo grazioso. Devo farvi vedere bene il faccino, vediamo se riesco. Eccolo qua, un po' rosa, un rosa più chiaro, un po' rosa più scuro e bianco, è un rose gold più che altro. E questi li metteremo sull'albero che ho ordinato. Non vi spoiler niente perché è bellissimo quell'albero, non vedo l'ora che mi arrivi. Poi ovviamente faremo i video inerenti al Natale. Due, va, ne prendo giusto due. Allora, il primo così, sono in legno, guardate che meraviglia, sono in legno, lavorate a mano, mi sembra di aver letto, però non ne sono tanto sicura adesso, e qua si può mettere o il nome o una scritta, una dedica, molto molto carino. Vediamo un po' se mette a fuoco, ma ben ritornati. Allora, sono le 5:20, ormai è tardino, non mi vedete, e sto andando a prendere il telefono, eccolo qua. Sono le 5:20, quasi mezza, e i miei bimbi sono andati, mi siedo un attimo, i miei bimbi sono andati dal papà, e quindi io ho tutta la serata libera, me la posso prendere con super calma.
Stavo pensando se prolungare questo vlog fino a domenica, ovvero domani, fino a domani mattina, poi salutarvi bene, oppure se terminare il video qua. Adesso stavo pensando un attimino. Sono andata già a fare il bucato, ho preparato la lavatrice per stasera, anzi per domani sera. E ho messo via un po' di bucato e adesso nel mentre ho preparato anche un TikTok e niente. Adesso tra un pochino, magari quando sono le 6, anzi anche un po' prima, così poi posso sdraiarmi sul divano, starmene bella tranquilla. Vi faccio vedere come si fa a fare la. Nel mentre volevo farvi vedere l'orario. Vedete, 5 e mezza quasi. Volevo farvi vedere come si fa a fare la vellutata di cipolle. A me piace tantissimo, è veramente buona e poi non ha quel sapore pungente magari della cipolla, molto molto buono, molto delicato rimane. E niente, come ho detto, ho già fatto, ho sistemato un po' il bucato tutto quanto. I miei bambini, sto guardando in giro che i miei figli se ne sono andati dal papà, ma mi hanno lasciato il caos più totale. Vabbè, io avevo sistemato tutto. Vabbè, fa niente. Adesso vi faccio vedere appunto come si fa a fare la vellutata di cipolle. È molto molto semplice, accendo la luce. Accendiamo un po' le luci, nel mentre ho acceso anche la stufa perché fa freddo, ho dentro 17 gradi. E niente, adesso ci mettiamo all'opera. Ho messo su anche una felpa bella pesantina perché fa davvero freddino rispetto a oggi. E niente, adesso giro la videocamera così vi faccio vedere come si va a fare una buonissima, delicata vellutata di cipolle. Allora, per fare la vellutata è semplicissimo, io ho preso tre cipolle che stanno anche per scadere tra le altre cose. Poi nel mentre ne approfitto per fare, devo fare il video su Instagram che mi hanno chiesto una ricetta e quindi ne approfitto. Quindi cipolle, una patata, l'unica che mi è rimasta quindi questa, e dei porri. Poi vabbè, un po' di sale, olio e l'acqua e un mini pinner. Come si fa? Adesso vi faccio vedere. Vanno tagliate tutte le verdure, fatte cuocere, poi con il mini pinner si frulla bene il tutto e poi un po' d'olio, un po' di sale e rimane buonissimo. Comunque, mettiamoci all'opera. Allora, adesso ho tagliato tutte le verdure, il porro, la cipolla e la patata. Le ho lavate bene, le ho risciacquate sotto l'acqua corrente e adesso accendo il gas. Ho messo un pochino d'acqua. Tra un attimo vado ad accendere il gas, prima devo fare il video per Instagram. Poi vado ad aggiungere un cucchiaino di eritritolo che sarebbe il sostituto dello zucchero. Quindi vado a mettere un cucchiaino per togliere giusto quel sapore un po' pungente della cipolla. Qua. Poi vado a mettere un po' di sale, un po' d'olio e lo faccio andare per circa 15-20 minuti. Ed eccoci, siamo arrivati alla fine. E niente, io adesso mi siedo a mangiare. E sono praticamente le 8.
ecco qua, sono le 8 ormai. E niente, io vi auguro una buona continuazione. Io spero che questo video, questo vlog vi sia piaciuto, il mio primo vlog vi sia piaciuto. Se è così, pollice in su, fatemi sapere che cosa ne pensate, magari in un futuro ne realizzerò altri. Iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanellina e fatemi sapere qua sotto tramite commento cosa ne pensate. Niente, vi faccio vedere la mia vellutata di cipolle e noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Ciao e buona continuazione di giornata. Grazie a tutti, ciao.